volevo chiedere una cosa in particolare che mi ha molto colpita, il fatto che venga descritto quest'opera, a Capinara per l'appunto, come un melodramma moderno. E quindi questa cosa mi ha incuriosito molto, quindi vorrei sapere appunto che concezione c'è dietro questo melodramma, diciamo, moderno. Moderno perché è una nuova interpretazione del melodramma, nel senso che sia Gianni Bella che poi Mogol e sottoscritto che ho curato il libretto, abbiamo cercato di dare una nuova visione di quella che è una storia che ci appartiene, che insomma le opere liriche, e abbiamo cercato di dare, di fare un passo avanti, speriamo che sia un passo avanti, e quindi dare una nuova interpretazione a una tradizione che ci appartiene dal punto di vista musicale operistico. Io faccio le opere, ma in realtà le odio, odio l'opera, odio il teatro, odio tutto quello che è spettacolo. Io preferisco divertirmi, questa è la cosa migliore. Però purtroppo uno poi alla fine deve mangiare, poi io amo molto la stracciatella, il gelato, allora siccome è molto caro, allora ho detto vabbè, facciamo quest'opera a Catania. Noi siamo a Catania, ma mi dicono che siamo a Catania. Questo teatro si chiama Bellini. La stracciatella però non c'entra niente con Bellini. Mangiava molta stracciatella Bellini. Ah ecco, mangiava molta stracciatella. È stato un lavoro molto intenso perché dalla novella ovviamente il melodramma moderno, così è stato definito, è qualcosa di molto più contemporaneo, ricco anche di riferimenti musicali della musica, diciamo, popolare, per non dire pop. C'è dentro musica colta, musica popolare, musica etnica. I personaggi sono gli stessi, ma hanno alcuni un destino estremo, quindi anche lo studio del personaggio soprattutto della principale di Maria o del Colera, che è diventato un personaggio interpretato da un basso, è stato un cercare di costruire una storia dentro la storia. E quindi diciamo che il compositore vivente, il librettista vivente, l'avventura è un'avventura collettiva, quindi già dalla prima prova col maestro Gianni Bella e con Giuseppe Fulcheri, il librettista, con gli incontri che abbiamo avuto anche con Mogol, è stato un percorrere la strada insieme, ecco. Quindi diciamo che per la prima volta secondo me è proprio un lavoro totale, collettivo. Il melodramma moderno mica tanto, nel senso che l'80% è tradizionale, sono musiche straordinarie di grandissimo livello, e un 20% moderno in quanto ci sono delle musiche che sono particolari, che probabilmente non erano mai state fatte. Comunque tenete presente che Gianni Bella è un genio, e stupirà tutti, si stupiranno tutti, perché è veramente un'opera incredibile. E il merito soprattutto va a due siciliani, uno è Giovanni Verga e l'altro è Gianni Bella. Per me
è stato un grandissimo onore essere chiamata, non è la prima volta che canto qua al Bellini, però la sento particolarmente quest'opera perché è una prima assoluta mondiale e poi appunto da catanese insomma ci sarà anche la festa di Sant'Agata sul palco, insomma è proprio molto forte l'emozione che mi lega a quest'opera. Come ti senti anche il fatto che è una prima mondiale per l'appunto qui a Catania? Emozionatissima perché abbiamo una grandissima responsabilità, anche perché quest'opera non è stata mai fatta, quindi per esempio il personaggio mio di Giuditta nasce con me e sono la prima a crearlo insomma in scena, a metterlo appunto sul palcoscenico. Il personaggio di Maria è tratto, come appunto saprete, dal racconto epistolare di Verga, Storia di una capinera. C'è un po' di dissonanza tra il libretto effettivo di Verga e quello che è stato scritto da Fulcheri e Mogol, e mentre Verga, diciamo, coglie più gli aspetti della passionalità di questa ragazza, dell'innamoramento. La Maria è pazza d'amore e morirà pazza d'amore, e in questo si accomuna alla suora pazza che è nel convento, nella cella rinchiusa da 15 anni. Nel libretto di Fulcheri e Mogol invece abbiamo, diciamo, raccolto tutta questa potenza passionale, fisica e anche sentimentale, l'abbiamo elevata più ad una sorta di misticismo, e quindi abbiamo cercato di raccogliere in una forma di religiosità più aulica questo personaggio.